Volevamo chiedere a Pat il suo commento sulla campagna che sta portando avanti Ultima Generazione e io farò la parte del traduttore perché Pat parlerà in francese. Ok, merci beaucoup Olivier. Donc tu m'as déjà présenté, comme ça les gens savent de quoi je m'occupe depuis pratiquement 50 ans maintenant. E mi hai già presentato così le persone sanno di che cosa mi occupo ormai da più di 50 anni. Je voudrais partir du mouvement du groupe Extinction Rebellion, Vorrei partire dal gruppo, dal movimento Extinction Rebellion. que je connais depuis quelque temps et dont j'apprécie beaucoup les actions. Che conosco da un po' di tempo e di cui apprezzo molto le azioni. Bon, c'est comme Greenpeace, d'autres organisations encore, qui essayent de protester contre certaines choses qui se passent dans notre société et qui trouvent ce moyen non violent de faire connaître leur opinion. Che è un'associazione come Greenpeace che si preoccupa della situazione dell'ambiente in questo momento e fa delle proteste in modo non violento per cercare di risolvere i problemi attuali. Ce n'est pas facile de faire ça. Et j'ai beaucoup d'appréciation, je sens aussi un énorme engagement, et ça c'est très important dans la non-violence. È molto importante tutto questo e soprattutto io sento un grande impegno in questo e questo è un elemento molto importante nella non violenza. Je trouve aussi le nom très bien trouvé, le nom de Last Generation, la dernière génération, parce que je trouve que ça touche, ça parle. Trovo molto azzeccato anche il nome, l'ultima generazione, perché questo tocca, parla alle persone. Moi qui suis des deux générations avant, mes petits-enfants sont aussi maintenant des adolescents, bon, de se rendre compte qu'eux, ils sont peut-être la dernière génération, ça touche terriblement. E tocca terribilmente, io che sono di due generazioni prima, il fatto di pensare che i miei nipoti possano essere l'ultima generazione. Donc le nom est très très bien choisi, très fort. Il nome è scelto molto bene ed è molto forte. Maintenant, pour beaucoup de gens, ce n'est pas facile en ce moment. Per molti non è facile in questo momento. Parce qu'il y a le climat, le milieu, la guerra, le pouvoir d'achat qui diminue, etc. Perché ci sono tanti elementi come la guerra, il potere d'acquisto, il clima, l'ambiente, che sono tutti temi che li preoccupano. Bon, et je trouve en fait terrible que beaucoup de gens ont commencé à s'occuper de l'énergie, par exemple, au moment où ça touchait leur porte-monnaie. Terribile che molta gente abbia cominciato a occuparsi del tema dell'energia quando questo ha toccato il suo portafoglio. Donc, trop souvent, c'est quand ça nous touche nous-mêmes, en fait, d'une façon égoïste, qu'on se met à lutter pour le climat, pour le milieu, etc. E ci sono volte in cui ci mettiamo a lottare per il clima, per l'ambiente, semplicemente per un motivo egoistico. Mais moi, je me tape aussi sur l'épaule à moi-même. Je me dis, mais comment ça se fait que ma génération, moi aussi, on n'a pas été plus vite conscient des conséquences de ce qu'on faisait? Ma io anche faccio un questionamento alla mia generazione, mi do un colpo sulla spalla, nel senso di dire com'è possibile che la nostra generazione non si è resa conto prima di quello che stava succedendo. Mais donc, moi-même, par exemple, aussi, ça fait des années maintenant que j'essaie, à chaque chose que je fais, de me rendre compte des conséquences. Io per esempio è ormai da diversi anni che ogni volta che faccio una cosa cerco di rendermi conto delle conseguenze. Mais j'ai dû me rééduquer pour ça. Ma ho dovuto rieducarmi per questo. Parce que ce n'était pas l'habitude autour de moi non plus. Perché non era nemmeno la cosa abitudinaria che succedeva intorno, non era l'abitudine della gente intorno. Bon, il y a plein de produits che nous utilisons, d'additifs, etc. On ne se rend pas compte aussi comment ça affaiblit condition, les êtres humains. E ci sono tutta una serie di additivi, tutta una serie di prodotti che noi non ci rendiamo conto di quanto indeboliscono gli esseri umani. Donc, il n'y a pas seulement le réchauffement du climat, le changement du climat, ça c'est un point très important au niveau planétaire. Non c'è soltanto il cambiamento climatico, il riscaldamento globale, questi sono temi importanti a livello planetario. Mais il y a aussi, je dis, tous ces additifs, toutes ces choses, tous ces produits qu'on utilise, qu'on ne se rend pas compte comme ils sont nocifs. Ma ci sono tutti questi additivi, tutti questi prodotti che utilizziamo e che non ci rendiamo conto di quanto siano nocivi o possono essere nocivi. Bon, donc moi je parle surtout du niveau personnel, de la base, de la population. Io parlo soprattutto del livello personale della base della società. Mais je trouve que là, c'est là que ça commence. Pour
y a bien sûr les politiciens, il y a aussi surtout ceux qui ont l'argent en main, hein, mais les politiciens, par exemple, ils n'oseront pas prendre des décisions s'ils ne se sentent pas soutenus par la population. Io penso che è da lì che si comincia, perché dopo certo ci sono i politici, ci sono la gente che ha soldi, la gente, i decisori, ma i politici non prenderanno delle decisioni se non c'è una forte spinta da parte della base sociale, della popolazione. Sono tout à fait d'accord qu'il faut vraiment faire bouger les choses et le plus vite possible. Sono assolutamente d'accordo che bisogna muovere le cose e farlo il più velocemente possibile. Et donc, dernière génération fait vraiment beaucoup pour faire connaître et rendre les gens conscients. E l'ultima generazione fa molto per rendere le persone coscienti, per fargli prendere coscienza. Mais je sais que leur but c'est surtout d'atteindre les autorités pour qu'elles changent des choses vraiment. E il loro obiettivo lo so che è anche quello di arrivare alle autorità perché possono cambiare le cose. Et faire ça d'une façon qu'on n'est pas agressif, qu'on ne démolit rien, qu'on n'est pas agressif vis-à-vis d'autres personnes, les policiers par exemple aussi, ils ne font que leur boulot. Et questo, fare questo senza essere aggressivi nei confronti degli altri, nei confronti della polizia che fa il suo lavoro, questo è molto importante. Et ce n'est pas facile. Et non è facile. Mm-mm. Donc je donne tout mon soutien à les personnes qui sont dans ce mouvement. E quindi do tutto il mio sostegno alle persone che sono in questo movimento. Mm-hmm. Et je souhaite qu'ils se fassent connaître de plus en plus en gardant cet esprit de non-violence. E spero che si facciano conoscere e vengano conosciuti sempre di più mantenendo questo spirito della non-violenza. Et j'espère surtout que les autorités vont écouter de plus en plus, mais ça dépendra surtout de la non-violence qui est utilisée, je pense. E spero che le autorità li ascoltino sempre di più e questo sicuramente dipenderà dalla capacità non violenta di azione. E la disobbedienza civile può essere una façon di fare delle azioni non violente. E la disobbedienza civile è naturalmente uno dei modi di fare azione non violente. Donc je soutiens certainement cette campagne et je vous souhaite beaucoup de force. Ecco, e quindi sostengo questa campagna e vi auguro molta forza. Et de persistance. E persistenza. Merci Olivier. Merci Pat.